Ah, il ventunesimo secolo, internet e l'open intelligence. Non c'è niente di meglio per raccogliere informazioni e mettere in imbarazzo un governo qualsiasi, russo, ovviamente. Che cos'è l'open intelligence? È semplice, si tratta di tutte le informazioni che possiamo legittimamente acquisire sulla rete, da siti istituzionali e non, e negli ultimi anni anche dai social. Naturalmente, tutta questa massa di dati, informazioni e filmati va elaborata ed è qui che l'analista, professionale o dilettante, deve dare il meglio di sé. Avrei voluto parlarvi di tattiche e strategia militare, ma stranamente l'algoritmo di YouTube sembra alquanto suscettibile e poco incline a mostrarvi delle immagini in cui dei militari russi intenti a bere vodka saltano per aria. Evidentemente gli alcolici sono una vera piaga per l'algoritmo. E quindi ripieghiamo su un filmato più adatto alle famiglie. Guardatelo anche voi. E poi ditemi che cosa vedete. Sì, lo so, a uno sguardo distratto potrebbe sembrare la strada italiana di una provincia qualunque. Ma se ci concentriamo un attimo possiamo notare alcuni dettagli interessanti. Il video è stato chiaramente girato da un giornalista che si trova all'interno di un veicolo dove qualcuno ha avuto l'accortezza di scrivere press sul cofano. Come risulta evidente, si tratta di un veicolo civile e su quella strada non ci sono obiettivi militari. Come mai un mezzo civile è fatto oggetto di fuoco di artiglieria? Potete vedere lo sbuffo dei proiettili che impattano sui campi, qui, qua e anche qua. Questa non è solo una violazione delle regole di ingaggio universalmente riconosciute, perché i veicoli civili non possono essere mai oggetto di attacco da parte di militari, ma è un vero e proprio crimine. In linea puramente teorica, i responsabili di questo attacco andrebbero identificati e processati. Per tentato omicidio o strage, a seconda di quante persone sono presenti nel veicolo. E visto che non posso mostrarvi le immagini di una battaglia vera e c'è un vuoto all'interno di questo video, ne approfitto per parlarvi del caso di Vadim Shishimarin, carrista russo di 21 anni, catturato, processato e condannato per l'omicidio di un civile. I filorussi che seguono questo canale mi hanno contattato dicendo cose del tipo: "Ma avvocato, trovi giusto che un prigioniero venga processato e condannato durante una guerra?" E la mia risposta normalmente non piace tantissimo, perché sostanzialmente la mia risposta è un dipende da come viene processato e come si svolge il processo. Insomma, se viene garantita la libertà dell'imputato nello scegliere la strategia difensiva e viene altresì garantito il diritto alla difesa, non vedo dove stia il problema. Inoltre, cari amici filorussi, come Putin insegna, non c'è nessuna guerra in corso, c'è solo un'operazione militare speciale, che è tutta un'altra cosa. Sotto il profilo legale, da 3 mesi ci sono centinaia di migliaia di russi che sono entrati illegalmente in Ucraina, peraltro portando abusivamente con sé armi da guerra, i quali hanno occupato edifici, posto in essere razzie e si sono appropriati dei beni più disparati di cittadini ucraini, hanno compiuto atti tali da interrompere il servizio pubblico. E in alcuni casi hanno anche sparato e eliminato soldati ucraini, pubblici ufficiali e civili. In mancanza di una dichiarazione di guerra, tutto questo si chiama immigrazione illegale, porto abusivo d'armi, interruzione di pubblico servizio, strage e omicidio.
Nel caso specifico, questo ragazzo di 21 anni faceva parte dell'equipaggio di un carro armato che è rimasto gravemente danneggiato in uno scontro. Presi dal panico, i tre uomini dell'equipaggio sono scesi dal carro, si sono impossessati della prima automobile che hanno visto e sono scappati via. Dato che si trovavano in un contesto urbano, a un certo punto hanno incrociato un civile che credo peraltro fosse in bicicletta. Terrorizzati dall'idea che questo civile potesse averli riconosciuti e potesse indicare ai soldati ucraini dove si trovassero, hanno deciso di eliminarlo senza pietà e l'imputato è sostanzialmente l'idiota che ha premuto il grilletto. È reato? Sì che è reato, ve lo devo pure spiegare. E va bene, ve lo spiego in maniera tale che anche un fan di Steo possa capire il concetto. Da che mondo è mondo, tutti gli ordinamenti giuridici del pianeta non tollerano le persone che sparano ad altre persone. È una cosa che normalmente non si dovrebbe fare, è brutta e cattiva e viene tollerata soltanto quando sussistono alcune condizioni, tassativamente elencate. La prima condizione è l'esercizio di un dovere. Sono un poliziotto, devo difendere una donna che sta per essere colpita dal bruto di turno, allora che faccio? Prendo in mano la mia arma e lo neutralizzo, colpendolo per primo. La seconda condizione è lo stato di necessità. Ci troviamo in due sul Titanic che sta affondando e c'è soltanto una ciambella di salvataggio che afferro io e uso io al posto dell'altro. Che peraltro, stando al copione, dovrebbe essere il tizio che mi sta inseguendo per evitare che io possa accoppiarmi con la protagonista del film. Comunque sia, lo scagnozzo del mio rivale in amore ci lascia le penne proprio perché è rimasto senza ciambella salvagente. Ma dato che era una questione del tipo o me o lui, nessuno me ne può fare una colpa. E infine c'è la legittima difesa. Mi trovo con le spalle al muro. C'è un tizio armato che vuole farmi la festa, ma riesco a fargliela prima io perché sono il professionista della storia e il mio avversario non ha neppure un nome né un cartellino identificativo. Questi sono gli unici casi in cui puoi eliminare qualcuno senza beccarti una condanna molto, molto, molto lunga. Il soldato russo di 21 anni non può invocare alcuna di queste giustificazioni. Anzi, ha compiuto il reato per occultarne una serie di altri e cercare di passarla liscia. Infatti è entrato in territorio ucraino con delle armi da guerra e quantomeno ha ingaggiato una battaglia con dei soldati ucraini, cosa che non è proprio il massimo della vita. Una volta avuta la peggio, stava per l'appunto cercando di scappare. Il fatto di scappare non ti autorizza a eliminare i testimoni. Non puoi eliminare i testimoni, non è un tuo diritto. Diversamente, ogni rapinatore sparerebbe a tutti i poveracci che si trovano nella banca e anche a tutti quelli che incrocia sulla strada. Esaurito questo argomento, passiamo ad analizzare un secondo video registrato a Mariupol. Снаряды и на подступах, то есть нужен безопасный коридор, который позволит пройти дальше. И тут военным помогает специальная техника, например. Secondo voi, perché un camion si trova a bordo strada e sta trasmettendo le immagini della televisione russa? I soldati russi si sono già rubati tutte le televisioni? No, l'ipotesi più probabile è che, contrariamente a quanto affermano le stesse televisioni russe, Mariupol si trova ancora in condizioni critiche. E verosimilmente in molti quartieri non c'è ancora l'elettricità. E probabilmente neanche l'acqua corrente, purtroppo. Motivo per cui i russi, pur di portare avanti la loro propaganda, devono ricorrere a dei camion su cui retro caricano questi megaschermi e li fanno alimentare da generatori portatili. Quindi anche un video di pochi secondi ci fa capire come a Mariupol la situazione sia sempre critica. Veniamo ora al video più interessante della settimana, questo qui. Thank you.
ripreso un treno che sta trasportando davvero tanti carri armati dal deposito a Rostov-sul-Don, che è una città russa relativamente vicina all'Ucraina. Che cosa c'è di speciale? Questi carri armati sono tutti dei T-62 e risalgono agli anni fra il 50 e il 60. La Russia sta letteralmente schierando carri armati che hanno circa 60 anni. Il T-62 è letteralmente entrato in produzione nel 1961 ed è stato realizzato per contrastare i carri armati che gli Stati Uniti producevano negli anni 50. E chiaramente risalgono a un periodo storico in cui non esistevano Stugna P, Enlow, Javelin. E se voi vi foste recati da uno scienziato sovietico oppure presso un alto papavero dell'Armata Rossa raccontandogli che un giorno ci sarebbero stati dei missili portatili utilizzabili con un addestramento minimo, in grado di raggiungere da soli, senza quasi mirare, la torretta di un carro armato ed esplodere sopra la stessa a 1,5 metri di distanza riversando del rame fuso sulla torretta e sull'equipaggio, beh, vi avrebbero fatti ricoverare in un gulag psichiatrico. Negli anni 60 l'armatura frontale più spessa del carro armato sovietico misurava circa 240-250 mm. L'armatura sui lati misurava 79 mm e quella sulla torretta era di circa 30-31 mm. Un missile di tipo Javelin è in grado di fondere un'armatura spessa 800 mm. Inoltre il T-61 ha altri difetti. Nel XXI secolo non ci sono carri armati che impiegano poco più di 20 secondi per fare un giro completo della torretta. In secondo luogo, la mitragliatrice, che è chiaramente un armamento secondario del carro, deve essere maneggiata dallo stesso soldato che si occupa anche di caricare i colpi sul cannone principale. In questo modo il carro armato o utilizza la sua arma principale o quella secondaria. Inoltre, il soldato che utilizza l'arma secondaria è vulnerabile al fuoco di copertura nemico e oltretutto è anche esposto, perché ovviamente la mitragliatrice si trova molto al di sopra della torretta e il soldato deve mettere quantomeno metà del corpo fuori, esponendosi per l'appunto ai colpi avversari. Altro difetto estremamente rilevante è il fatto che nella torretta siano ospitati 4 proiettili per il cannone principale. La ricarica è resa più facile, ma qualsiasi danno indiretto può innescare una reazione a catena che porta a una drammatica esplosione del mezzo. E oltretutto il munizionamento usato dal T-62 non è più attuale né completamente compatibile con quello degli altri carri armati schierati. In parole povere, anche rifornire di proiettili questi carri armati è un incubo logistico. In parole povere, non mi spiego come qualcuno possa pensare di schierarli realmente in battaglia. Perché, qualora non lo si fosse capito, un T-62, un carro armato prodotto anche soltanto 20 o 30 anni dopo, e cioè per i nostri parametri vecchio di 30 anni, non lo può affrontare con successo, neppure se avesse il vantaggio della sorpresa. Quindi, per quale motivo la Russia ha deciso di schierare questi carri armati? Dato che una risposta ufficiale giustamente non esiste, analisti e commentatori hanno avanzato le proposte più particolari e interessanti. Secondo alcuni, questi carri armati sarebbero destinati alle milizie autonome del Donetsk e del Lugansk. Praticamente sarebbero destinati a militari di serie B, la cosiddetta carne da cannone. E detto fra parentesi, se io fossi un sostenitore filorusso che si vede arrivare come mezzo un T-62, cioè lo stesso identico carro armato che verosimilmente ha usato mio nonno nel periodo di leva, potrebbe venirmi il sospetto che ai russi della mia incolumità personale importi zero o anche meno. La seconda ipotesi è che questi carri armati possano essere utilizzati semplicemente come esche, e cioè come vere e proprie paperelle di legno per il tiro al bersaglio, quali in effetti sono.
Li lasci in bella vista vicino alla prima linea e lasci che gli ucraini sprechino quanti più Enlow, Javelin e Switchblade possibile. Abbiamo già infatti parlato in un altro video delle difficoltà di approvvigionamento di queste armi intelligenti e sostanzialmente portare carri armati così vecchi potrebbe essere una strategia dei russi per svuotare l'arsenale ucraino. E infine esiste anche l'ultima ipotesi, quella secondo cui l'esercito russo si trova in condizioni di molto deteriori rispetto a quelle che stimiamo. In un altro video, del quale vi lascio il link qui sopra e qui sotto, ci siamo presi la libertà di contare quanti carri armati russi potrebbero essere effettivamente operativi. Ed i risultati non sono piaciuti agli amici di Putin. Tuttavia, avevamo valutato soltanto l'aspetto esteriore dei carri armati, quando in realtà buona parte della manutenzione va fatta anche e soprattutto sui sistemi interni dei carri armati. La maggior parte dei componenti elettronici dei carri armati russi è prodotta da imprese occidentali e da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, cioè nel 2014, vige il divieto di esportazione e di importazione di questi componenti. Quindi è anche ipotizzabile che i russi abbiano problemi a mantenere i carri armati più recenti e che siano stati costretti a recuperare i residuati bellici della prima guerra fredda. Ma questi residuati bellici sono comunque molto più inefficienti dei carri armati prodotti successivamente e richiedono comunque un equipaggio. Per cui nel brevissimo periodo riuscirai ad aumentare la tua operatività, ma già nel medio e nel lungo subirai delle gravissime perdite e vedrai notevolmente ridotta la tua operatività per un motivo molto semplice. I carri armati possono anche essere sportivamente sacrificabili perché ormai per l'appunto sono poco più di giocattoli, ma l'equipaggio ha un valore. Si tratta infatti di soldati più o meno addestrati che non sono così facilmente sostituibili. Ammesso e non concesso che tu riesca a procurarti al mercato nero i pezzi di ricambio per riattivare i carri armati più recenti, potresti paradossalmente trovarti in una situazione in cui non hai nessuno in grado di pilotarli in maniera adeguata. Se così fosse, gli ucraini avrebbero ben più di una possibilità di riuscire a vincere la guerra. Tuttavia, questo risultato è tutt'altro che scontato, perché anche i russi stanno imparando dai propri errori. 3 mesi fa avevano portato avanti un attacco da nord, da est e perfino da sud. 2 mesi fa hanno rinunciato al fronte nord e ora stanno concentrando tutti gli sforzi sul sud-sud-est. Per cui l'esito della guerra non è ancora scontato. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere scrivendo qualcosa qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in alto, condividetelo e iscrivetevi al canale che abbiamo sempre bisogno di crescere. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.